fare il nostro atto di fede nella terapia a caldo, siamo ancora nella terapia a caldo, e dei quattro atteggiamenti che ci siamo detti per affrontare, proprio nel momento in cui avviene, in cui il dolore è ancora caldo, è ancora vivo, come diciamo, fare questo atto di fede vuol dire saper guardare l'altro, come già vi ho anticipato, saper guardare l'altro con gli occhi di Gesù, saper guardare l'altro con gli occhi di Dio. Cioè avere gli occhi fissi su Gesù. E se io guardo Gesù, la sua vita, non mi meraviglio del mio dolore. Non mi meraviglio che l'altro mi delude, mi ferisce, si prende gioco di me, mi inganna. Perché lui stesso, Gesù, ha vissuto tutte queste cose, come abbiamo detto ieri. Voi o io possiamo mai pensare cosa ha provato Gesù, per esempio, quando i suoi compaesani, quelli di Nazareth, lo hanno trattato male? Non lo hanno accolto? Oppure, come dicevo ieri, i sentimenti di Gesù nel Getsemani. Rileggiamo questi brani, appunto, della Scrittura. Rileggiamo, per esempio, Marco a capitolo 6, versetto 6, e Matteo a capitolo 26, versetto 38. Quindi noi non dobbiamo stupirci di essere feriti dal comportamento delle persone che amiamo e a cui abbiamo dato tanto di noi stessi e da cui ci aspettiamo tanto. E questo già è un errore. È un errore, io lo dico, ma è un errore che fa parte della nostra umanità. Chi è che ama? Quando io amo, è certo che mi aspetto che l'altro mi rispetti, non mi ferisca, mi aiuti, mi stia vicino, ma il vero amore vuol dire ti dono il mio amore senza pretendere una tangente. Questo è il vero amore. E poi, se pensiamo alle delusioni, alle ferite, al dolore di Gesù, Gesù parte proprio da quella delusione, Gesù parte proprio da quel dolore per salvarci. E allora, se io vedo l'altro con gli occhi di Gesù, io devo pensare, quando la persona che amo, la persona a cui voglio bene, mi ferisce, mi delude, mi fa soffrire, devo pensare che quel dolore che io ho, che quella situazione che ho, è il modo per cui io posso aiutare l'altro, posso aiutare l'altro a guarire, a cambiare, e quindi aiuto in un certo senso anche il Signore a salvare gli altri. Ma il dolore ci porta in genere a rinchiuderci noi stessi, a guardare solo noi stessi. Ma l'atto di fede in Gesù vuol dire uscire dal dolore. Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Queste parole che Gesù dice, proprio come preghiera, nel momento più cruento, più doloroso della sua vita, che è la passione, che è la crocifissione, ma non un dolore tanto fisico che pure c'era, ma un dolore soprattutto dovuto all'abbandono da parte dei suoi. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!